Provenzano Salvani nacque a Siena nel 1220 ed è stato il più grande condottiero avuto da questa città. Nobile comandante, nipote paterno di Sapia Salvani, con la quale non condivideva le idee politiche durante la lotta tra Guelfi e Ghibellini, fu a capo della parte ghibellina della Repubblica di Siena. Fu lui a condurre Siena il 4 settembre 1260 con l'aiuto delle truppe di Farinata degli Uberti contro Firenze nella battaglia di Montaperti, vittoriosamente. Si dice che il Salvani fu un uomo molto superstizioso e che prima di ogni battaglia usasse, con sortilegi vari, interpellare il diavolo per farsi profetizzare il suo destino e quello delle sue schiere. Così fece la notte precedente alla battaglia di Montaperti. Grazie all'aiuto di un frate, chiamò Satana che, apparso sotto forma di gufo, disse: "Tu andrai, combatterai e la tua testa si ergerà al di sopra delle altre." Questa profezia influenzò ottimisticamente il Salvani, che diede lo spunto per rispondere agli ambasciatori fiorentini mandati a chiedere la resa di Siena, o che altrimenti ne avrebbero abbattute le mura. A loro rispose il Salvani, e noi risponderemo in campo a voce viva, ed ebbe ragione. In seguito alla battaglia, durante il convegno di Empoli, propose la rasa al suolo di Firenze, scontrandosi duramente coi fuoriusciti fiorentini, in particolare Farinata degli Uberti. Nel 1262 fu nominato podestà di Montepulciano. Negli anni che seguirono, il suo nome corse per tutta la Toscana ed era considerato il più influente e più forte dei capi ghibellini. Di natura fiera e orgogliosa, soltanto una volta cedette spazio all'umiltà, come ci racconta Dante. Fu quando, nel pieno della sua gloria, andò nel campo a umilmente elemosinare anche dei nemici politici per raccogliere la somma di 10.000 fiorini d'oro necessari per riscattare il suo amico Mino dei Mini, fatto prigioniero dal re Carlo d'Angiò. Nel 1269 si svolse nella Val d'Elsa la battaglia di Colle Monteriggioni, alla quale presero parte le milizie fiorentine e delle altre città toscane contro le truppe senesi e pisane, uniche città rimaste fedeli all'idea ghibellina. Prima della battaglia, Provenzano interpellò nuovamente Satana, il quale ancora gli profetizzò: "Tu andrai, combatterai, e la tua testa si ergerà al di sopra delle altre." Tuttavia, i senesi furono sconfitti sanguinosamente, ed egli fu preso, gli fu staccata la testa dal tronco, che, infilata in una picca fiorentina, fu agitata al di sopra delle altre. Fece il giro del campo come a sottolineare l'atroce beffa della profezia del demonio. Tramontò così definitivamente il sogno di Siena, Repubblica Ghibellina. Troviamo la figura di Provenzano Salvani più volte all'interno della Divina Commedia, tra i canti del Purgatorio, dove lo troviamo tra i superbi, dal momento che si credette tanto potente e prestigioso da nominarsi Signore di Siena. Inoltre, dove sorgeva la sua residenza, a Siena, e dove si verificò tradizionalmente un miracolo della Vergine, fu poi costruita una chiesa, quella che oggi è la chiesa della Madonna di Provenzano.